Salve a tutti, allora io volevo presentarvi in questo video la prossima uscita del mio nuovo libro di poesia che si intitola Crespa e Bellezza. Vi presenterò una presentazione solo parziale perché non farò vedere la bozza che ho qui, non farò neanche vedere copertino, altre cose che compongono il libro. Presenterò solo il libro, cioè uscirà marzo, aprile. Avrà due collaborazioni, Valerio Di Nocco e Luca Barcaccia, che mi hanno aiutato, altri due poeti mi hanno aiutato nella composizione di due poesie. E con Valerio abbiamo un'amicizia, una collaborazione, lui uscirà anche con un libro, e invece con Luca abbiamo una collaborazione, un'amicizia, ma non uscirà con un libro, diciamo che è scrittore, quindi degno di essere chiamato tale. Diciamo che questa delizione sarà differente dagli individui e da verità, sono i miei due. Pubblicato precedentemente, 2008-2010, Verità e Indi. E diciamo che in questi anni ho cambiato molte volte casa editrice, questa volta rimango con la stessa casa editrice, il mercato sarà sempre un mercato online, quindi non ci saranno libri in libreria e quindi potete andarlo a comprare registrando il sito della Fotositi Edizioni e poi cercarmi nel catalogo poesie e quindi, quando uscirà metterò il link su Facebook, quindi mi potrete trovare cliccando su Facebook, sulla mia pagina di Facebook Bosco, oppure sul primo uomo che ha letto i soldi. Diciamo che è nata anche un gruppo con Valerio Di Nocco, un duo poetico che non è mai successo, non c'è mai stato un duo poetico, cioè come i cantanti, che si chiama Lieder, e che abbiamo la pagina di nome Lieder, in cui noi scriviamo poesie in coppia. E negli ultimi tempi abbiamo fatto anche delle canzoni in cui lui canta, oltre alla mia versione di La Cura che ho messo su Facebook, ho tentato di fare quello che potevo fare, però come sentite non ho voce, quindi non è una voce cantabile, ho una voce talmente bassa che forse non sentirete neanche molto bene quello che sto dicendo adesso, però diciamo che abbiamo fatto questa di cui lui canta e io aiuto a scrivere il testo e diciamo che abbiamo fatto questo perché ci piace farlo. Io vi dico sempre che le poesie le dovete leggere voi, le dovete interpretare voi. Noi poeti scriviamo quello che ci viene, poi siamo dei parafulmini, come diceva la grande Aldamenti, anche parafulmini, e quindi non facciamo solo quello che potremmo fare, scrivere e poi portare a voi quello che è nostro. Quindi ci sarà anche la sorpresa della copertina, che secondo me è speciale, però diciamo che non voglio dire ancora. Non voglio far vedere ancora nulla e dire ancora nulla del libro perché sta ancora in cuore, quindi calma e dare sorpresa a chi vuole comprare. Per chi non lo vuole comprare, siete liberi di fare quello che volete, quindi non sono uno di quelli che impone di comprare un libro perché non sarebbe neanche giusto farlo.
Quindi attendiamo. Attendiamo almeno degli sconti dalla possibile vendita, comunque poi in futuro, quando uscirà il libro, farò delle presentazioni per coloro che non possono venire alla presentazione ufficiale del libro, e quindi farò da qui dei video in cui vi presenterò, vi dirò quello che c'è nel libro, così per chi vuole lo compra, per chi non piace dice senti non mi va bene, siete liberi di mandarmi a comprare se volete. Comunque io ho voluto fare, poi adesso vi faccio vedere anche la bozza come è, però non me la apro, faccio adesso l'involucro enorme della bozza. Eccolo qui. Ecco. Vi faccio vedere quello che mi ha scritto la cosa editrice, quindi faccio vedere che sia una cosa vera, non è una cosa falsa. Qui. Foto, sì. Edizione. Ecco qua. Quindi il contratto non sta ancora firmato del tutto, quindi sta firmando solo l'unione forzata, quindi l'unione che stipula poi il contratto tra due parti, tra il poeta, che sarei io, diciamo, e poi la casa editrice. Sarebbe la foto city edizione, vi ho fatto vedere il logo, quindi non sono uno di quelli che fantastica con le cose. Quindi per chi non sa che io sono poeta, tra virgolette poeta, perché non aumentiamo i gradi, un poeta, e diciamo che vi ho dato la prova tangibile. Se la apro, dove conta tutto, la sorpresa, e diciamo che quella è la vera bozza. Mi ho mandato un cosone da Polifemo, però ecco, la bozza è quella lì. Ecco, allora io vi voglio salutare e ci sentiremo presto, perché farò altri video, non canterò più, non vi preoccupate. Farò dei video per presentarvi il libro, poesie, quello che faccio e poi se faremo qualche altra collaborazione con Valerio. Io vi saluto, saluto Luca e saluto Valerio di Bocco, ciao Valerio. E diciamo, ci sentiremo presto. Ciao a tutti.